ascoltare questa intercettazione che ha fatto tanto tanto parlare, che ha fatto tanto discutere. Mi raccomando, ascoltatela con molta attenzione. Carraro e Bergamo. Pronto? Sì, dottore, buonasera, sono Bergamo, mi dica. Come sta? Bene, lei? Bene. Chi c'è lì a Juventus? Rodomonti, Inter Juventus. Avevamo un sorteggio a 5 con 5 che potevano fare la partita. Collina, Bertini, Rodomonti, Farina. Il quinto era... Cioè, comunque è stato sorteggiato Rodomonti. Mi raccomando che non aiuti la Juventus, per carità di Dio, che è una partita delicatissima, in un momento delicatissimo della Lega, eccetera, per carità di Dio, che non aiuti la Juventus, che faccia le partite onesta, per carità, ma che non faccia errori a favore della Juventus, per carità. No, io guardi, non ho ancora parlato con lui perché ho finito l'aula 5 minuti fa e stavo prendendo un attimo fiato perché ora faccio lezione con i primi e secondi anni, però sia tranquillo che ci parlo domani, anzi domani mattina quando si allena, in maniera che le rimanga fresco in testa. Fare la partita correttamente, ma che non faccia errori, per carità, a favore della Juventus, perché sennò sarebbe un disastro. Sì. Va bene. Comunque la Juventus è tantissimo che non l'arbitra, dottore, l'abbiamo messo proprio perché sono 2 o 3 anni, quindi non... No, ecco, era uno di quelli che era stato lontano. Però, a me non mi interessa, nel senso che voglio dire... Se sì, domani che conta. Cioè, se c'era Collina, anche se sbagliava nessuno dice un cazzo, ma... Rodomonti, se sbaglia a favore della Juventus, succede l'ira di Dio. Siccome poi c'è tra l'altro, tenga presente che si gioca domenica sera, lunedì c'è le elezioni della Lega, eccetera, perché sarebbe una roba disastrosa, insomma, capito? È una mia preoccupazione, domani parlarci, dottore. Va bene, mi raccomando, bene. Grazie, arrivederci. Bene. Salvatore, davvero sconvolgente. C'è una coppola in testa queste qua. Questa intercettazione non è tra quelle nuove, è un'intercettazione che già da 4 anni che io personalmente conosco e che ovviamente ho cercato di portare all'attenzione in questi 4 anni quando mi è capitato e ho sempre avuto ovviamente ostracismi. È ovvio che adesso nel mare magnum di questo giro che insomma è uscito fuori un po' di roba, l'ho infilata dentro questa qua e l'ho fatta ascoltare a 7 Gold... la settimana scorsa. C'è poco da commentare. Tenete conto che Carraro è il presidente della federazione, sì. Si prende la briga di telefonare al designatore per raccomandargli che l'arbitro non sbaglia, può sbagliare, perché l'arbitro è umano, però se sbaglia, che non sbaglia a favore della Juventus. Quindi attenzione, qua c'è una cupola di Luciano Moggi, poverino, che... Dall'altro lato c'era i dirigenti dell'Inter che chiamavano per cercare di avere Collina, eccetera, eccetera. Dall'altro lato c'è Carrado che gli dice nel dubbio... In effetti tutto questo smentisce... E Bergamo è accusato di essere sodale, associato con Luciano Moggi nella situazione delinquente. Questi sono i fatti. Ognuno poi dopo, le persone a casa possono farsi la loro idea. Sì, tanto dovremmo avere un'altra telefonata. No, ma tra l'altro quello che diceva Carraro sembra quasi paradossalmente smentire l'esistenza Carraro, che ripeto, che in teoria dovrebbe sentiamo essere... Sentiamo il nostro telespettatore.